La poesia in quattro passi. Che cos'è la poesia? Come si scrive una poesia? Che cosa sono le figure retoriche? Perché vengono scritte le poesie? Una poesia è un tipo di testo molto speciale. È un testo in versi che esprime riflessioni, sentimenti ed emozioni in modo efficace e coinvolgente. Per scrivere una poesia non è necessario vivere avventure straordinarie. Anzi, spesso le poesie parlano di esperienze semplici. Anche una giornata al mare con gli amici può darti l'ispirazione per una poesia. Il poeta comunica non solo attraverso parole e suoni, ma anche attraverso spazi vuoti e silenzi. Le poesie hanno quindi un ritmo. La musicalità è importante per un poeta, come le note per un musicista. Il ritmo di una poesia è dato dal modo in cui i versi sono strutturati. Dipende soprattutto dalla posizione degli accenti tonici, cioè delle vocali che sono più evidenziate nella pronuncia. Come il ritmo di una canzone, anche quello di una poesia può essere veloce o lento. È veloce quando i versi sono brevi e gli accenti sono vicini tra loro, come in Fratelli d'Italia. È lento quando i versi sono lunghi e gli accenti sono lontani, nel mezzo del cammin di nostra vita. Avrai sicuramente notato che la poesia è scritta in versi, con o senza rima. Il verso è una riga di testo della poesia. Dopo ogni verso si va a capo. Una strofa è un gruppo di versi ed è separata da quelli successivi da uno spazio bianco. Esistono diversi tipi di strofa in base al numero di versi che contengono. La più breve è il distico, formato da soli due versi. Ma tra le strofe più comuni ci sono anche terzina, quartina, sestina e ottava. A seconda dell'effetto desiderato, per la tua poesia potresti scegliere di usare dei versi particolari. Se sei molto ispirato, potresti usare i versi tradizionali. Sono versi che hanno un nome ben preciso, un numero di sillabe definito e accenti fissi. Il loro nome cambia a seconda delle sillabe che li compongono. L'endecasillabo, per esempio, ha 11 sillabe. Ecco altri versi tradizionali. Trisillabo, quadrisillabo, quinario, senario, settenario, ottonario, novenario, decasillabo. Prova a indovinare quante sillabe contengono. Non preoccuparti, puoi scrivere una splendida poesia anche usando i versi liberi, che non sono regolati dal numero delle sillabe. Per dare un tocco in più alla tua poesia, non dimenticare di inserire un po' di rime. Due parole rimano tra loro quando sono identiche dall'accento tonico in poi. Esistono diversi tipi di rima. Baciate se i due versi consecutivi rimano tra loro. Alternate se due rime diverse si alternano. Incrociate se il primo verso rima con il quarto e i due versi centrali rimano tra loro. Incatenate quando le rime uniscono i versi come in una catena. Se invece non ami le rime, puoi sempre usare i versi sciolti, che non ne contengono nessuna. Nel tuo ruolo di poeta puoi contare su un intero arsenale di figure retoriche. Le figure retoriche sono gli strumenti del linguaggio figurato a disposizione del poeta. Possono essere di tre tipi: di suono, di significato e di sintassi. Le figure di suono ti permettono di giocare con la musicalità della tua poesia. L'onomatopea, per esempio, è la trascrizione di un suono in lettere, come lo splash di un tuffo da uno scoglio. Un'altra figura di suono è l'allitterazione, cioè la ripetizione di una lettera o di un gruppo di lettere. Se invece vuoi creare immagini davvero suggestive, puoi usare le figure di significato, come le similitudini, le metafore e le personificazioni. Ti è mai capitato di dire che il sole si tuffa nel mare? Per arricchire il ritmo della tua poesia, puoi anche sfruttare l'ordine delle parole. Ti basterà usare le figure di sintassi. L'anafora è la ripetizione di una stessa parola all'inizio di più versi, mentre l'enjambement spezza una frase dividendola tra due versi. Le poesie vengono scritte per comunicare un significato che il poeta ritiene molto importante. Ma di che cosa parla esattamente una poesia? Per questa domanda non c'è solo una risposta giusta, ma due. Infatti, possiamo rispondere riferendoci all'argomento o al tema della poesia. L'argomento è ciò di cui parla in modo esplicito, chiaro e concreto. Per esempio, una giornata in spiaggia con gli amici. Il tema di una poesia, invece, è sempre di carattere generale e parla dell'uomo, dei valori universali, gioia, dolore, amore, guerra,
Per esempio, il tema della tua poesia potrebbe essere l'amicizia. Per capire meglio il senso della poesia, puoi eseguire la parafrasi, cioè trasformarla in prosa. Ci vorrà un po' di lavoro. Dovrai sostituire le parole difficili, cambiare l'ordine delle parole e spiegare le espressioni più dense di significato. Se hai ancora dei dubbi, non disperarti. Puoi sempre cercare un commento, cioè una vera e propria analisi della poesia.